firmato a Palazzo Chigi l'accordo sulla cosiddetta autonomia differenziata tra il governo e le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Si tratta di forme e condizioni particolari di autonomia che le regioni assumono come previsto dall'articolo 116 della Costituzione all'interno di due elenchi, le 20 competenze concorrenti tra Stato e Regioni e le 3 competenze esclusive dello Stato, giustizia di pace, istruzione e tutela dell'ambiente. Dopo l'esito positivo del referendum sull'autonomia indetto lo scorso 22 ottobre da Veneto e Lombardia, queste due regioni si sono subito mosse, seguite da Emilia-Romagna. Per i governatori delle regioni si tratta di una giornata storica.